E dunque ragazzi, siamo giunti ai quarti di finale, partita d'andata Atalanta-Juventus, la più bella favola anche del nostro campionato contro la Juve che, insomma, direi che è una partita complicata, quarti di finale della Coppa dell'Elite Europea, non potrà succedere nella Champions in quanto l'Atalanta è stata sorteggiata da tutt'altra parte del tabellone rispetto alla Juve, ma in questo torneo succede, quindi insomma, staremo a vedere. Questa è una partita molto complicata. La Juve finora le ha vinte tutte in questa competizione. E a parte una partita 1-0, le ha vinte sempre con due gol di scarto, nonostante anche avversarie toste come il Tottenham, l'Ajax, il Lione e il Leverkusen. Tanto vediamo lo stadio, il Coliseo de los Deportes. Gioca qua la partita dell'Atalanta, gioca in casa qua in questo videogioco. È iniziata subito. Atalanta che prova a giocarla, sarà una partita impegnativa per la Juve. Vediamo intanto Ronaldo, subito Ronaldo tenta il tiro da casa sua, c'è un rimpallo, sarà importante per la Juve segnare qui, diciamo a Bergamo, anche se non è propriamente Bergamo, però va Dybala, buona la giocata, guadagna metri la Juve, ancora Dybala da fermo, parata di Gollini, la porta è vuota, rete! Fuori gioco forse è fuori gioco e infatti è così. Fuori gioco di Ronaldo che aveva portato la Juve in vantaggio, sarebbe stato un gol pesantissimo proprio a Bergamo. Ronaldo che scuote la testa, vorrei rivederlo. Eh sì, effettivamente direi che è un fuori gioco molto evidente, stava trovando il jackpot Paulo Dybala. Sportiero era stato bravissimo. Poi il gol di Ronaldo, ma come avete visto, partito direi nettamente in posizione di fuori gioco Dybala. Riesce a girarsi, attenzione che Dybala quando si gira può diventare pericoloso, anche se qua è costretto a tornare anche indietro. L'Atalanta pressa, però la Juve esce bene. Ancora Dybala tenta il destro, addirittura palla fuori. Diciamo che Dybala di destro non è proprio pericolosissimo. 13 minuti, la Juve sta cercando di mettere lì l'Atalanta, ma non è facile. L'Atalanta comunque prova a venire fuori con il tempo. Dybala vede Bernardeschi, è una gran palla. Federico Bernardeschi la mette giù. Sgambettato Bernardeschi due volte. Tutto regolare. Io ho qualche dubbio qua. Qualche dubbio viene. Qua c'è stato un paio di contrasti un po' dubbi su questa zona qua. Bernardeschi alza il pallone. Ronaldo! Palo! Mamma mia, cosa stava facendo? Cosa stava facendo? Mamma mia, ragazzi. Atalanta che sta cercando di tenere il più possibile, ma la Juve che sta facendo una gran partita. Ronaldo prova il tiro, ribattuto, Bernardeschi l'appoggia dietro, Matuidi dentro per Ronaldo, una gran palla, Sportiello lo sgambetta anche qua, tutto regolare, incredibile. Qua più che qualche dubbio ragazzi, più che qualche dubbio. Dybala ancora dentro, Ronaldo, Sportiello. Due episodi molto più che dubbi. Matuidi mette in movimento Bernardeschi. Bernardeschi mette in movimento Dybala che va di destro. E ovviamente, come detto prima, di destro Dybala fa una fatica bestiale. Ancora 0-0, 33 minuti sul cronometro. Fallo. Fischiato fallo a De Ligt. Fallo su Zapata. Ilicic batte lui, palla buttata in mezzo verso Zapata, ancora De Ligt che riesce a prendere il pallone, prova a ripartire la Juve con Ronaldo, vede dall'altra parte Federico Bernardeschi, viene fuori una schifezza di lancio. Allora ancora l'Atalanta che adesso prova a venire fuori, ancora Juve imprecisa, poi Rabiot in crescita mostruosa anche nella realtà. Quella palla di Rabiot per Dybala che si fa sorprendere poi con un fallo. Io qua ho dei dubbi enormi perché Gincity aveva perso completamente l'equilibrio, ma l'arbitro lo fischia e dunque l'azione svanisce. Sta per concludersi anche il primo tempo ormai. L'Atalanta prova ovviamente a venire fuori nel lungo periodo, visto che l'inizio è stato abbastanza evidente che era sotto. Fallo di Matuidi su Zapata.
Vediamo se... No, forse solo richiamo verbale. E attenzione all'Atalanta, perché qua adesso Ilicic è... Qua è una zona che può sia crossare che tirare. Infatti tira, c'è una deviazione Szczęsny. Rinvio e finisce il primo tempo 0-0 tra Atalanta e Juve al Coliseo de los Deportes. Questo era l'unico tiro in porta dell'Atalanta, la Juve che ha fatto una gran prima frazione di gioco, ma non ha portato le reti all'attivo, e questo sicuramente è il peccato finora globale. Matuidi fa un lancio pessimo per Dybala, veramente bruttissimo. Palomino, poi rischia qua l'Atalanta, ma ne esce veramente bene con Robin Gosens. Palomino, ancora forse qua la Juve riesce. Con Dybala, forse alle ultime energie Dybala, buona giocata Dybala, tira ancora Dybala! Mamma mia, l'illusione del gol di Paolo Dybala, sembrava dentro. Qua veramente tutto bene Dybala. E quando sembrava che non tirasse più, ha tirato e ha sorpreso Sportiello. Se avesse trovato la porta sarebbe stato sicuramente il gol dell'1-0. De Ligt. Palla dentro ancora De Ligt. Rabiot per Ronaldo, Ronaldo ancora, Ronaldo vede Bentancur che gira per Dybala. Non è una brutta palla, ma è troppo impossibile da raggiungere. Quindi l'Atalanta si salva ancora, Sportiello rinvia, Juve che sembra meno incisiva in fase offensiva adesso. Buono questo rinvio che mette il pallone per Bernardeschi, Dybala in fuorigioco, allora Toloi, infatti arbitro fischia fuorigioco perché direi che è abbastanza evidente. Arrivano i cambi, dunque facciamo i cambi. Dentro ovviamente Douglas Costa e Higuain, e mettiamo anche Miralem Pjanic. Cambi che a Leverkusen sono stati assolutamente decisivi in questa Coppa dell'Elite Europea. Vediamo se anche a Bergamo, che non è Bergamo ma fa niente, ci saranno ottimi riscontri. Higuain, buona giocata, poi cerca il pallone per Ronaldo, palla facile per Gincity che poi sbaglia incredibilmente. Gincity, Ronaldo la difende da gran uomo squadra, la mette dentro per Higuain, una gran palla, Higuain, Higuain, la Juventus è in vantaggio a Bergamo. La Juventus è in vantaggio, Atalanta 0, Juventus 1, Gonzalo, il pipita Higuain su una giocata strepitosa del re Cristiano Ronaldo. Atalanta 0, Juventus 1, come nella realtà a Bergamo. È proprio Gonzalo Higuain che la sblocca qua, l'errore in uscita. Di solito è l'Atalanta che colpisce così, stavolta è la Juve che colpisce così. E adesso per l'Atalanta inizia la seconda parte di partita, quella più difficile, dove la Juve sente l'avversario ferito, proverà a chiudere il discorso e l'Atalanta dovrà essere brava, bravissima a difendersi e soprattutto a cercare di rimetterlo in piedi. L'1-0 è comunque ribaltabile, ovviamente, se dovesse perdere come il Leverkusen con qualche gol in più di scarto diventerebbe molto complicato qua, bravissimo. Palomino su Higuain, ovviamente adesso l'Atalanta deve, come detto prima, anche difendersi perché non può assolutamente permettersi di prendere anche il secondo gol. De Ligt, Costa, forse con una giocata è uno stop di troppo, infatti la palla è persa. Attenzione Ilicic, attenzione al Papu Gomez che tira! Szczęsny, l'Atalanta va vicinissimo al pareggio, poi ancora Matuidi, fallo di Matuidi per l'arbitro e dunque fallo su Gosens, l'Atalanta può provare a buttarla in mezzo. Ha preso coraggio con quel tiro del Papu Gomez. Che parata, ragazzi, di Szczęsny. Gomez la mette in mezzo e bella tagliata. Szczęsny la prende. E poi subito palla per Cuadrado. Vorrebbe darla a qualcuno in profondità. Non c'è nessuno. Cuadrado poi riesce a trovare con un corridoio Douglas Costa che la mette per Higuain. Posizione regolare. Gonzalo Higuain ancora. Higuain dentro Ronaldo. Cristiano. Ronaldo, forse è il game over anche della qualificazione. Atalanta 0, Juventus 2. Cristiano Ronaldo. Questa l'azione però meravigliosa, partita da Cuadrado, messa in movimento da Costa e poi Higuain che aveva letteralmente spaccato in due la difesa dell'Atalanta. L'aveva anche sbagliata qua Cristiano Ronaldo, ma Sportiello non è riuscito a tirarla fuori.
Ed è un risultato adesso che sì, pesantissimo per l'Atalanta, perché adesso si fa durissima per i neroazzurri pensare di andare all'Allianz Stadium a fare i due gol senza prendere neanche uno. Attenzione a Papu Gomez, arriva il cross, De Ligt di via, c'è l'autorete, incredibile, riapre tutto l'Atalanta. Primo gol subito dalla Juve in questa competizione, verrà data autogol a Szczęsny, ma l'autogol è pienamente di De Ligt, disturbato da Zapata. L'Atalanta incredibilmente dimostra veramente di essere una grande. Si rimette in piedi nonostante tutto, sorpreso Szczęsny ovviamente dal suo compagno di squadra. L'autogol che riapre la partita proprio sul finale, finisce 2-1, la Juve vince a Bergamo, ma la partita tra andata e ritorno non è ancora finita. L'Atalanta la tiene viva all'Allianz Stadium, ci sarà da soffrire. Al prossimo video, ciao!